Benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, ben trovato su Bar Sport, la rubrica dove si parla di sport tra amici come se fossimo a sedere ai tavolini di un bar senza la pretesa di essere troppo competenti, diciamo così. Prima dell'argomento odierno, le cose per me fondamentali, per te che stai guardando completamente gratuite: iscriviti al canale, spunta la campanellina, lascia un bel mi piace, un commento è sempre gradito, rimanendo ovviamente nei canoni della buona educazione. Qui sotto, come vedi, ci sono anche gli altri miei social, se ti va seguimi, per te è gratis, a me serve a crescere con questo mio piccolo canale. Allora, argomento odierno, ovviamente la prima giornata di campionato, oserei dire buona la prima. Ieri sera si è giocata Juventus Sassuolo 3-0, che lascia spazio a poche critiche, diciamo, c'è poco da raccontare su un 3-0, anche se la partita ha vissuto momenti differenti. Dopo una partenza buona della Juve nei primi 10 minuti, con uno schema che assomigliava molto a un 4-2-3-1, e questo lo dico per i folli amanti dei numeri, è venuto un po' fuori il Sassuolo, che ci ha messo un po' in difficoltà, soprattutto per errori tecnici nostri in fase di uscita. Un paio di palle perse malamente, una da Locatelli, una da Zaccaria, ha fatto sì che il Sassuolo prendesse coraggio e venisse un po' fuori, e magari ha influito anche negativamente sulla testa dei giocatori bianconeri. Dopo il cooling break, Allegri ha fatto una piccola correzione, passando di fatto ad un 4-3-3 un pochettino più puro, diciamo così, semplicemente mettendo la largo a destra Di Maria, comunque con facoltà di svariare un po' dove meglio credeva, largo a sinistra Cuadrado, ugualmente libero di fare un po' quello che voleva, Vlahovic riferimento centrale, centrocampo a 3 e non più a 2, quindi con Locatelli davanti alla difesa, Zaccaria e McKennie in qualità di mezziali, e da lì la partita decisamente è cambiata. La Juve ha coperto meglio gli spazi ed è riuscita a giocare un pochino meglio. Poi è venuto il gol di Angel, di magia, ragazzi, un giocatore veramente, come direbbe il Faina, sontuoso, che veramente disegna calcio. Speriamo che non si sia fatto troppo male, vediamo, insomma, perché è uscito toccandosi l'inguine. Speriamo che sia semplicemente un fastidio e niente di più, perché un Di Maria così, ragazzi, è tanta ma tanta roba, veramente si sta dimostrando un acquisto veramente ottimo. Vedremo durante la giornata se arriveranno notizie, io incrocio le dita. Nel secondo tempo poi, vabbè, dai, la Juve sì, è stata un po' attendista, forse, probabilmente sì, però comunque rientra nel DNA juventino quello di soffrire un po'. Comunque non ha più corso pericoli, perché difensivamente si è mossa benissimo, ha trovato il 2-0, il 3-0, e da lì poi la partita si è totalmente chiusa. Un cenno sui singoli, sì, anche se secondo me hanno fatto tutti abbastanza bene. Ovviamente sugli scudi Di Maria e Vlahovic per la doppietta, buon esordio di Bremer, scusatemi, che ragazzi in marcatura è veramente fortissimo, deve ancora migliorare sulle coperture, sulle cose prettamente della zona, però si sta applicando molto e sta facendo veramente molto bene. Poi se gli dici di marcare un uomo, quell'uomo probabilmente dal campo scompare, non è così difficile. Ottimo anche l'esordio di Filip Kostic per quel poco che ha giocato, e soprattutto anche i giovani, quando sono entrati, che sono stati chiamati in causa, hanno fatto tutti più o meno bene. Fatemi dire spezzare una lancia a favore di Alessandro, ieri sera veramente era un po' che non me lo ricordavo così. Alessandro molto molto bene, quindi speriamo che riesca a continuare così. Se dovesse essere il Sandro di ieri sera, probabilmente potrebbe fare anche tutta la stagione, però piedi di piombo, perché è vero che una rondine non fa primavera, come si dice, quindi una buona prestazione non vuol dire che si sia risvegliato del tutto. Speriamo, noi speriamo sempre. Detto questo, niente, prima giornata di campionato che è finita, voglio fare una piccola considerazione su tutta la giornata. Nessuna sorpresa particolare, tutte le grandi
o presunte tali hanno vinto, chi più semplicemente, chi faticando un pochettino di più. Era anche il 15 d'agosto, quindi insomma siamo appena all'inizio, quindi ci può anche stare qualche piccolo passo falso. Vedremo ragazzi, secondo me ancora è troppo presto per dire quella è favorita, l'altra è meno favorita, anche perché comunque diciamo nessuna delle grandi ha avuto degli ostacoli così insormontabili, ecco. Anche perché il Verona non è il Verona dell'anno scorso, e poi dai, comunque, per fare un esempio, l'Inter ha sofferto con il Lecce, sono cose che a inizio stagione ci possono stare. Vedremo nelle prossime giornate l'evolversi della situazione. Vorrei fare semplicemente ancora un paio di piccole considerazioni, perché ultimamente mi sto appassionando, tra virgolette, a Twitter, al famoso J-Twitter, dove ragazzi veramente se ne leggono di ogni. Io, qualcuno veramente come fa a fare certi commenti, non lo so. Forse siamo tutti convinti che il calcio reale sia un po' come FIFA, oppure come Football Manager, PES e via discorrendo. Ragazzi, il calcio reale è un'altra cosa. Il calciomercato non è che come FIFA vai, chiedi, in 30 secondi fai la contrattazione, e se hai una rosa di 40 giocatori nessuno ti dice un cappero. Insomma, il calcio reale è un'altra cosa. Ci sono tante piccole sfaccettature da dover risolvere, che non è così semplice. Ripeto, non è PES, non è FIFA, non è Football Manager, dove le trattative si fanno in 30 secondi e dove sono sempre tutti d'accordo. Insomma, dai, è un pochettino differente la vita reale. Come ad esempio vorrei capire i perché delle varie vedove che ci sono sui social, vedove di giocatori intendo, non che il giocatore sia morto, attenzione, però che ne so, Kulusevski, che onestamente in Italia alla Juve con più di un allenatore non ha fatto molto bene, è andato in Inghilterra, sta facendo benino o abbastanza bene. E tutti allora, subito il Kulusevski, errore, incapace. Ragazzi, ogni giocatore ha la propria storia, non è detto che un giocatore che fa bene in una piazza faccia bene anche in un'altra. Ci sono tante motivazioni, il modulo di gioco può essere una di quelle sicuramente, ma anche il tipo di campionato che fai, perché Kulusevski al Parma era abituato a partire in contropiede e quello gli viene benissimo, cosa che sta facendo anche adesso in Inghilterra con Conte, perché il Tottenham non è che parte all'arrembaggio, ma solitamente colpisce in contropiede, come lo stile di Conte. Io a tutte queste vedove che, ripeto, non capisco, il giocatore non è più tuo, è andato via, basta, cioè nel senso, vuoi continuare a vedere quello che fa, perfetto, però non c'è bisogno tutte le volte, vedi quello che ha fatto. Io ricordo tantissimi calciatori, ma anche che non sono andati all'estero, ma all'interno del campionato italiano stesso, che hanno fatto male da una parte e meglio da un'altra. Mi viene in mente Lukaku dell'Inter. L'Inter è stato devastante, è andato un anno in Inghilterra, è stato un comprimario, perché evidentemente soffre i difensori grossi come lui, che non riesce a usare il fisico. Faccio per fare un esempio, non è una critica, ci mancherebbe altro. Oppure Pirlo all'Inter era una pippa, Pirlo al Milan, Pirlo alla Juve è stato quello che è stato, insomma è stato Pirlo. Io ricordo anche, e noi juventini ce lo ricordiamo credo abbastanza bene, Davids mandato via dal Milan dalla disperazione, perché proprio non riusciva a far nulla, e poi è diventato il giocatore che è diventato alla Juve, diventando un giocatore totale veramente. Per i più giovani, se non vi ricordate Davids, andate a rivedervelo. Ma anche di altre squadre, il buon Clarence Seedorf, che all'Inter sembrava l'ennesima pippa, è andato al Milan, è diventato Clarence Seedorf, insomma, che poi qualcosina diciamo ha vinto. Quindi ecco ragazzi, prima di fare le vedove di qualche calciatore, cioè è completamente fuori luogo. Se quel calciatore non c'è più, pazienza, sta facendo bene, buon per lui, buon per la sua carriera. Noi pensiamo
ai nostri, quelli che sono in rosa, e cerchiamo di supportarli il più possibile. Altro piccolo appunto: ieri sera, dopo la partenza buona della Juve e dopo i 10 minuti quarto d'ora di predominio del Sassuolo, allo stadio ho sentito subito mugugni e fischi. E ragazzi, però così non si fa, permettetemi, io sono un tifoso di vecchissima data, e siccome sono tifoso, se la squadra, specialmente alla prima partita di campionato, ha delle difficoltà, trovo stupido fischiare. Magari se ci sono delle difficoltà è lì il momento di intervenire dagli spalti, cercando di supportare la squadra, perché i fischi portano sempre non niente di buono. Poi se la situazione si riverifica per 3, 4, 5, 6, 10 partite, ok, il fischio ci può anche stare, oppure se la squadra inanella una serie di sconfitte, ok, ci può stare il fischio, il contestare, ma dopo 20 minuti? Io questo non capisco. Altra cosa, che mi sto dilungando un pochettino troppo, però ieri sera su Twitter mi è balzato all'occhio un commento di un tifoso che, dopo il mancato rigore dato alla Juve dopo 30 secondi, che secondo me quello, ragazzi, era calcio di rigore, si è lamentato del fatto che in uno stadio normale il pubblico avrebbe sospinto l'arbitro al VAR. Ma io già qua ho qualche dubbio, lamentandosi del fatto che gli Agnelli hanno voluto lo stadio teatro. Scusatemi, ma ieri sera non dovevano tornare gli ultra in curva? L'hanno sbandierato ai 4:20 e quindi... Comunque, la prima giornata è andata e per la Juve direi piuttosto bene. Incrociamo le dita per quello che riguarda il Fideo e Zaccaria, che siano semplicemente dei fastidi passeggeri dovuti magari alla stanchezza, al gran caldo che c'era ieri sera, e prepariamoci bene questa settimana, perché settimana prossima, ancora di lunedì se non vado errato, saremo di scena in quel di Genova con la Samp. Ragazzi, ci vediamo ai prossimi video, ciao!